Il Comune di Teramo ha presentato le riorganizzazioni che saranno rese definitive delle APU, aree pedonali urbane, relative a Corso San Giorgio e via Mario Capuani. L'obiettivo è quello di definire una migliore reggimentazione, in particolar modo dei furgoni, che percorrono per la consegna delle merci il centro città, e garantire quindi una maggiore qualità urbana. Per quanto riguarda le tempistiche, l'amministrazione comunale sta lavorando alacremente per rendere operativa questa nuova riorganizzazione entro il mese di settembre. Abbiamo reso definitive delle situazioni, come appunto quella del Corso San Giorgio, che solo tramite un'ordinanza c'erano alcune limitazioni. In giunta abbiamo approvato l'istituzione di due aree pedonali urbane, quella di Corso San Giorgio, ma abbiamo ribadito quella di via Capuani, che comunque fino ancora ad oggi non è tale, perché il Pinomat è abbassato, era rotto per alcuni motivi, ma anche poi alcuni lavori impedivano di fare questo. Quindi si riparte con le aree pedonali aumentando appunto nel Corso San Giorgio, ma anche definendo una migliore reggimentazione di quello che succede attorno al Duomo, e quindi Piazza Orsini, Piazza Martiri, Via San Berardo, Via della Verdura, dove vediamo costantemente, in qualsiasi momento, anche adesso, furgoni che sono ovunque, parcheggiando in ogni posto. In questo modo andiamo a definire delle aree ben individuate per i furgoni. Ci saranno 22 stalli in più in centro, sull'asse che riguarda Corso De Michetti, Corso Cerulli, Corso San Giorgio, quest'area attorno alle piazze. Quindi i furgoni saranno ben definiti, ci saranno 8 posti in più per i diversamente abili, che anche vediamo in piazza mettersi in alcune zone in modo particolare. Quindi cerchiamo di razionalizzare nel modo migliore possibile attraverso una segnaletica adeguata, in modo tale che poi i vigili urbani possano intervenire in maniera diretta e concreta. Ci sarà una maggiore qualità urbana, che è un impegno che ci siamo presi, e ci sarà anche una protezione al diritto allo spazio pubblico, di cui tutti i cittadini hanno bisogno e di cui devono usufruire.